Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video Degustavox mi è appena arrivata, eccola qui, e devo dire che è molto più pesante del solito. Non so cosa ci sia dentro, ma pesa tantissimo. Quindi direi di non perderci troppo in chiacchiere. Vi dico solo brevemente che la Degustavox è una scatola che vi arriva a casa tutti i mesi, ha all'interno 15 prodotti alimentari sempre nuovi, nel senso che voi non sapete che cosa c'è all'interno, quindi sono sempre a sorpresa. A volte sono delle novità, a volte no, però sono sempre comunque di ottima marca. Costa 15 euro, ma se volete provarla con lo sconto, il primo mese vi costerà 9 euro oppure 9,90, non mi ricordo mai di preciso, ma sotto i 10 euro. Comunque trovate tutto in info box, compreso appunto il codice sconto. Adesso però io voglio vedere cosa c'è dentro, quindi la andiamo ad aprire insieme e vediamo questa volta che cosa mi hanno mandato. Ah, la prima cosa che vedo sono i biscotti della Divella, ottimini, eccoli qua. Qua c'è scritto novità. Io gli ottimini li ho già provati un sacco di volte in versioni diverse. Avevo provato quelli con i frutti di bosco, quelli integrali, quelli mi sembra classici, insomma, una serie di biscotti ottimini che devo dire mi sono piaciuti moltissimo. Questa è una novità, sono integrali con gocce di cioccolato, eccoli qua. Questi devono essere veramente una bontà. Devo dire che io con i biscotti sono veramente a posto perché ho biscotti praticamente per 7-8 mesi, perché ho tantissimi biscotti a casa, adesso ne abbiamo un altro pacco, quindi insomma siamo a posto. Però li provo veramente volentieri perché mi attirano. Poi a me i biscotti sapete che mi piacciono tantissimo. Dovrei fare un video tutto dedicato ai biscotti perché ne ho provati talmente tanti. Poi qui ancora biscotti, cuor di cereale, sono questi qua, quelli diciamo da portarsi dietro perché sono impacchettati singolarmente. La scatola è un po' distrutta, devo dire, questa volta. E sono i biscotti brownies, quelli americani che hanno all'interno cioccolato fondente, nocciole, e devono essere buonissimi. Io non li ho mai assaggiati, ve li faccio vedere più da vicino, eccoli qua. Ma credo che siano buonissimi. Voglio aprire la confezione, tanto è già abbastanza distrutta, perché vediamo se sono confezionati singolarmente. Spero che non siano sbriciolati, perché effettivamente la confezione questa volta è arrivata un po' malandata. Però all'interno è tutto a posto perché sono integri. Sono confezionati così. Quindi molto comodi da portarsi in ufficio, a scuola se avete dei bambini, insomma in viaggio, ovunque, ovunque voi dobbiate andare, ma anche a casa comunque si possono mangiare perché sono sicuramente buonissimi. Però mi piacciono molto le confezioni fatte così, pratiche. Poi ci sono due confezioni di piadine, in realtà qua c'è scritto la sfogliata, non so se sia proprio la stessa cosa rispetto alla piadina. Sono due confezioni, sono in formato mini casa della Piada, e sono quelle che si scaldano velocemente in forno o nella padella. Comunque queste sono cose che a me piacciono tantissimo. Io in passato ero una grandissima consumatrice di piadine, poi ne ho un po' ridotto il consumo, ma devo dire che mi piacciono sempre moltissimo. Vado avanti, vedo una confezione di Brodo Star, eccolo qua. Questo è brodo vegetale, direi, no, brodo bio di verdure, quindi sì, vegetale, eccolo qua. Questo in particolare non l'ho mai provato, ho già provato un sacco di prodotti della Star, dai sughi ai dadi da brodo, a tutte quelle cose che comunque vanno ad aromatizzare gli arrosti, quindi ho già provato un sacco di cose. Questo della linea bio in realtà no, però insomma mi sembra comunque che sia un ottimo prodotto. Inoltre qua ce n'è parecchio, volevo dirvi quanto è, sono 1 litro di brodo, quindi comunque insomma una bella confezione. Poi vedo un pacco di riso, ecco perché pesava tanto, ragazzi, perché 1 litro di brodo, 1 chilo di riso è comunque già insomma un bel peso. Comunque questo è riso Carnaroli della marca Grandi, che arriva direttamente dal Delta del Po. Il Delta del Po, per chi non lo sapesse, è una zona particolarmente favorevole per la coltivazione del riso.
perché ha comunque delle caratteristiche di salinità particolari che permettono al riso di mantenere meglio la cottura, di avere un gusto comunque particolare. Quindi, insomma, è una terra che va bene per la coltivazione del riso e lo rende un pochino più pregiato. Quindi il riso del Delta del Po, è sicuramente un prodotto d'eccellenza. E sono molto contenta, di poterlo avere perché comunque non l'avevo mai trovato nei supermercati. Non è facilissimo reperirlo nella mia città, però ne avevo sempre sentito parlare, quindi ero veramente curiosa e sono contenta che la Degustabox esaudisca i miei desideri. Inoltre, parentesi, il Delta del Po, al di là del riso, è veramente una zona particolare. Ci sono stata in primavera, ho fatto 2 o 3 giorni di vacanza in quella zona e devo dire che mi è piaciuta tantissimo. Poi magari, se vi interessa, posso fare un video e raccontarvi un po' cosa c'è da vedere perché è una zona particolare. Chiusa parentesi turistica, andiamo avanti con la Degustabox. Qui c'è una confezione di limone in un packaging bellissimo perché è piccolino, quindi sembrano quei formati viaggio, veramente carino. È succo di limone di Sicilia. Non capisco quale sia la marca, forse Eurofood, eccola qui, era scritta qua, non la vedevo, Eurofood, ed è succo di limone. Io lo utilizzo tantissimo questo, anche di altre marche, ma in generale il succo di limone lo utilizzo veramente tanto, è una cosa che non manca mai nel mio frigo. Poi c'è una bellissima confezione di spaghetti di Vella. Questi sono trafilati al bronzo, semola di grano duro, numerazione 8, quindi sono spaghetti spessi. A me non piacciono gli spaghetti, devo essere sincera, non mi sono mai piaciuti, ma conosco chi li potrà apprezzare, quindi sicuramente saranno graditi. Poi andiamo avanti, c'è una confezione di chewing gum Daygum, formula completa con tè verde e vitamina C. Eccoli qua. Sono sempre più sofisticati, devo dire, questi prodotti, diciamo, di gomme da masticare, queste cose qua. Io ricordo che quando ero ragazzina, quando andavo alle medie, c'erano un sacco di chewing gum di tutti i generi pieni di zucchero. Invece adesso, meno male che c'è la filosofia del chewing gum senza zucchero, non tanto perché faccia ingrassare, ma perché rovina i denti soprattutto. Quindi sono contenta appunto che ci siano questi prodotti. Poi ci sono 2 confezioni di frutta frullata o succo di frutta, non so di preciso perché è un prodotto che non conosco. Sono della Mellin, quindi questa marca, e sono dedicati alla Disney. Questo è dedicato a Cars e questo alle principesse Disney. Però al di là del fatto che siano dedicati alla Disney, a me cade l'occhio sul fatto che sono 100% di frutta con vitamina C. Questo è frutta mista, quindi questo qui di Cars è frutta mista e questo qui delle principesse è alla mela. A me piace tantissimo il succo di frutta alla mela, forse è l'unico succo di frutta che mi piace perché generalmente non mi piacciono. E quindi magari uno lo bevo io e l'altro troverò un volontario che se lo beva. Comunque sono prodotti utilissimi. Poi c'è una scatola di integratori a base di propoli e miele. Eccolo qui, questa è della linea Fast Balsamico, quindi propoli e miele con estratti di salice bianco, echinacea, vitamina C, arricchito con oli essenziali di menta ed eucalipto e serve per alzare le difese immunitarie. È della marca Equilibra, che è un'ottima marca, io mi trovo bene, ho già preso delle cose di questa marca, soprattutto il carbone vegetale e un altro integratore che adesso non ricordo cosa fosse, però mi ero comunque trovata bene, forse era l'integratore ai mirtilli e devo dire che mi piace come marca. Queste sono cose che magari possono essere utili con i cambi di stagione, quindi autunno-inverno, però devo essere onesta, io per mia scelta personale gli integratori alimentari non li utilizzo tanto, o meglio, li utilizzo se il medico mi consiglia di utilizzarli per qualche ragione specifica. Se no, altrimenti io preferisco avere una dieta equilibrata, mangiare frutta, verdura, insomma, preferisco regolare l'alimentazione piuttosto che prendere queste cose. Poi ci sono dei casi in cui sono necessari, per carità. Però
Però io, se non me lo dice il medico, di solito non sono una persona che prende queste cose. In ogni caso, è un ottimo prodotto perché conosco la marca e quindi, insomma, vi posso già dire che è un ottimo prodotto. Poi andiamo avanti perché vedo due cose che sono, diciamo, fasciate così, sono protette, quindi sono due barattoli di vetro. Vediamo cosa c'è. Dunque, qui c'è il sugo con basilico, quindi sugo di pomodoro e basilico di questa marca. E io devo dire che mi trovo bene con questa marca, avevo già utilizzato delle altre cose e questi sughi già pronti, anche se io non li utilizzo tantissimo, devo dire che sono utili per quei casi comunque in cui abbiamo più fretta e non abbiamo tempo. Inoltre questo è senza zuccheri aggiunti, c'è scritto sul barattolo, quindi è ottimo perché il problema di questi sughi già pronti è che spesso sono pieni di zucchero. Se questo non ha zuccheri aggiunti è ancora meglio. Poi andiamo avanti, qui c'è un barattolo di marmellata Zueg, zero zuccheri aggiunti, solo 4 kcal albicocche. Eccola qua. Questa devo dire che mi piace perché la marmellata di albicocche non la mangio da un sacco di tempo e devo dire che mi piace molto e soprattutto mi fa piacere che non abbia troppi zuccheri aggiunti, non tanto per la linea, perché io poi sono magra, quindi non mi sto a preoccupare troppo di mangiare senza zucchero, di mangiare cose ipocaloriche al massimo, perché comunque sono assolutamente giusta come peso, anzi sono tendente all'essere molto magra, quindi non mi devo preoccupare del cucchiaino di zucchero in più. Però mi fa piacere comunque che non ci sia troppo zucchero perché io ne faccio una questione più che altro di salute generale. Quindi quando vedo le cose senza zucchero, senza zucchero aggiunto comunque, mi fa piacere. Perché credo che esagerare con gli zuccheri alla lunga possa creare dei problemi, non tanto di chili di più o di meno, ma soprattutto nei valori del sangue, come ad esempio la glicemia, il colesterolo, i trigliceridi, perché comunque poi nell'assetto lipidico dove troviamo colesterolo, trigliceridi, glicemia, eccetera, eccetera, sicuramente è meglio avere un po' meno zucchero. Ecco, vabbè, a parte questa parentesi legata ai fattori, diciamo, più salutistici e sanitari, devo dire che questa Degustabox mi è piaciuta molto. Fatemi sapere nei commenti se avete già provato qualcuno di questi prodotti. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.